Buongiorno a tutti, bentornati al Taïwan. Oggi continueremo il discorso che abbiamo iniziato quasi un anno fa sulle salse madri. Eravamo rimasti ai fondi bruni, le salse in generale a base di carne, abbiamo toccato la maionese e oggi parleremo di un altro grande classicissimo, la besciamella, nella versione classica e in alcune delle sue declinazioni. Cominciamo con gli ingredienti. Ti rendi conto che sei in Francia quando apri un frigo e sei sommerso dal burro. Questo burro qua che usiamo oggi per la besciamella è una coppia, marito e moglie, che hanno 16 mucche e fanno un burro eccezionale. La besciamella è una salsa bianca e gli ingredienti di base sono latte, burro, farina. La farina che stiamo utilizzando per fare la besciamella è una tipo 45 francese, che è equivalente a una 00 italiana. Poi vengono condite con sale, pepe e noce moscata. Nella versione più classica, che è quella di Escoffier, ritroviamo anche cipolla e vitello, che con l'andare del tempo si sono perse. Alla base di questa salsa madre, come abbiamo già visto per i fondi, c'è il roux. Il roux può essere bianco se il burro è semplicemente sciolto e amalgamato con la farina, biondo se cominciamo a dare una leggera colorazione bionda, leggermente caramellizzata, e bruno invece se questa caramellizzazione, questa tostatura è un po' più prolungata. In questo caso faremo un roux biondo perché conferisce alla besciamella una complessità aromatica un po' più interessante. Partiamo con il burro. Qua ci sono 70 grammi di burro che faremo sciogliere e aggiungeremo 70 grammi di farina, che non diventi proprio nocciola, che incominci ad avere una leggera colorazione. Quando inizia a schiumare leggermente aggiungo la farina tutta insieme, mischio bene. Non bisogna aver paura di niente, perché comunque sia si mette tutto insieme, si lascia. A un certo punto vedremo che il grasso inizierà a separarsi dalla massa, che è una cosa totalmente normale. Lasciamo cuocere, giriamo ogni tanto, solo per il semplice fatto che tutte le parti di questa massa possano colorare nella stessa maniera. Si sente anche il profumo che cambia. Da un burro crudo, grasso, iniziamo a sentire un burro cotto con questi sentori di nocciole, perché chiaramente anche la farina inizia a prendere un po' di colorito. Ci sono due scuole per realizzare la besciamella, una con il roux caldo e una è con il roux freddo, e di conseguenza una sarà con latte caldo o con latte freddo. A me piace fare con latte freddo, si può fare con latte caldo. La cosa più importante è che se uno è freddo, l'altro è caldo. Roux caldo con latte caldo. Questi due alimenti uniti insieme fanno sì che il risultato finale coagoli troppo in fretta. Una volta che sentiamo questo odorino di farina tostata, di burro leggermente nocciola, versiamo il latte nella sua totalità. Scendiamo tutto insieme e mischiamo. L'errore più frequente è aver paura nel mettere il latte tutto insieme. Vediamo tante volte che si aggiunge a poco, ma mettendone a poco il liquido si addensa troppo rapidamente, con il rischio e con la grande probabilità che iniziano a formarsi dei grumi. Una volta che il roux, ovvero il burro e la farina, si sono sciolti completamente nel latte, bisogna aspettare la coagulazione della crema. E per far sì bisogna che il latte bolla insieme al roux. Bisogna calcolare tra i 3 e i 5 minuti prima che la besciamella prenda bollore e poi calcolare almeno 3 minuti di cottura per far sì che cuocia al punto giusto. Cosa importante, fino a quando non arrivate a bollore dovete continuare a girare per evitare chiaramente che si attacchi sul fondo. Il rischio più grande è che, come succede spesso, la besciamella anziché cuocere si attacchi al fondo e avremo così una besciamella che non è ancora addensata, ma perché nel fondo si è formata una patina che col passare del tempo si brucia. Quindi la cosa più importante è fare attenzione e mescolare, soprattutto nei bordi.
Una volta che la nostra besciamella arriva a temperatura, ovvero che inizia a bollire, cuociamo per 1, 2, 3 minuti fino a consistenza desiderata. Alla base una besciamella non deve essere una maionese che rimane compatta, non è neanche un bianco d'uovo montato. Una consistenza solida la avrà raffreddandosi, ma quando è calda rimarrà sempre abbastanza liquida, cremosa. Per capire se la besciamella è pronta è molto semplice. Si immerge un cucchiaio all'interno della salsa, lo si tira fuori, si passa un dito sul dorso del cucchiaio e se la salsa non si muove vuol dire che è pronta, perché alla base la besciamella deve glassare un qualche cosa. Adesso fuori dal fuoco condiamo. Condiamo con cosa? Classica, con un po' di noce moscata. Non do grammi, non do niente, mi piace l'idea che comunque sia uno faccia piacere. A caldo chiaramente la noce moscata sviluppa tutto il suo aroma. Un pizzico di sale, che comunque sia deve essere salata appunto giusto. Giriamo. Una volta che è condita, l'assaggiamo e se c'è bisogno rettifichiamo di sale di noce moscata. Qui manca un po' di sale. Aggiungo un po' di sale. Potremmo anche pepare, io la lascio naturale così, preferisco che il pepe non cuocia. O la utilizziamo subito o la sbarazziamo in una placca. Se la lasciamo anche solo un minuto senza girarla o senza coprirla, fa una crosta. E questa crosta cosa succede alla fine? Sono dei grumi nella salsa. Sono 30 secondi che ho smesso di lavorarla e vedete già che inizia ad esserci una pellicola non bella. Quindi la giriamo subito e vedete come ritorna la brillantezza e non c'è nessunissima pellicola. Cola liscia, non c'è nessun grumo che scende ed è pronta. La cosa più importante una volta che è stata sbarazzata è firmarla a contatto. Non serve metterci 2 metri di film, basta un quadratino che protegga la superficie. Se non si filma a contatto, l'aria e la besciamella insieme fanno un cattivo match, di conseguenza c'è il rischio che si formi una pellicola e delle piccole croste. Fino qui abbiamo visto la besciamella nel suo abito più classico, che possiamo utilizzare per fare delle lasagne, raffreddata per fare delle crocchette, se vogliamo impanarla e poi friggerla, ma come tutte le salse madre ci sono tante derivate e oggi abbiamo scelto la salsa Mornay. La salsa Mornay è una salsa a base di besciamella, chiaramente, alla quale aggiungiamo dei tuorli d'uovo e del formaggio grattugiato a pasta dura. Il formaggio in questo caso è del Comté, ma può essere fatto con del Gruyère svizzero o con dell'Emmental. Per una besciamella con 1 litro di latte bisogna aggiungere 80-100 g di formaggio grattugiato. Giriamo. Tuorli. Mischiamo ed è pronta all'uso. Adesso l'idea è di presentarvi un utilizzo semplice a nappare e a gratinare. In questo caso vi presenteremo un altro classico della cucina francese, les œufs florentines. Les œufs florentines sono semplicemente degli spinaci freschi che cuociamo in padella con un filo d'olio, un po' di aglio per aromatizzare e solo alla fine, quando esco dal fuoco, un pochettino di burro per far appassire ancora di più lo spinacio. Non lo facciamo cuocere troppo, ok? E lo sbarazziamo. Una volta pronti, li mettiamo in un piatto di servizio. Poseremo sopra un uovo barzotto, che è un uovo barzotto, è un uovo cotto a partire da acqua bollente 4 minuti, quindi l'esteriore sarà il bianco cotto e il tuorlo semicotto. Cosa importante per le uova, penso che tutti avete avuto la difficoltà a sbucciare un uovo. Se voi le uova le lasciate fuori dal frigo o prima di cucinarle le lasciate qualche ora fuori dal frigo che arrivino a temperatura ambiente, riuscirete a sbucciarle in maniera molto molto più semplice. Posiamo l'uovo, prendiamo la salsa Mornay, nappiamo generosamente. Mettiamo a gratinare
in forno o sulla salamandra. Quando inizia a caramellizzare un pochettino già i bordi, ci siamo. Una volta gratinato a piacere, lo tiriamo fuori dal forno e lo serviamo. Il piatto è finito e la cosa bella è che quando lo tagliamo abbiamo l'uovo barzotto al centro. È qua che pepiamo un po', sale e poi possiamo finire per dare un po' di croccantezza con qualche crostone di pane. Voilà. Chiaramente potremmo metterci sopra una grattugiata ancora di parmigiano o perché no servirlo con un pesce, con un gambero, quello che vogliamo, volendo una bella grattata di tartufo bianco. Sono le 11, possiamo fare un micro brunch. Il discorso che avevamo già toccato con le salse madri di base è che le madri a volte possono essere nonne e a questo punto c'è la salsa bechamel, che è la salsa nonna, che come figlia ha la salsa Mornay per nappare, e che se ci aggiungiamo del bianco d'uovo montato, il nipote sarà un soufflé. Per fare questa preparazione ci trasferiamo in pasticceria dove troveremo Emily. Emily è la nostra chef pasticcera che tra l'altro mi aiuta tantissimo anche in cucina. La cosa più importante per un soufflé è che i bianchi d'uovo montino delicatamente, così evitiamo di incorporare troppa aria, perché se incorporiamo troppa aria il rischio è che le bolle d'aria siano troppo grandi e che durante la cottura non supportino il peso del soufflé. Una volta che i bianchi d'uovo sono montati, vedrete che sono lisci, proprio perché le bolle d'aria che abbiamo incorporato sono più piccole, quindi avremo un risultato meno schiumoso ma più cremoso. Aggiungiamo questo bianco d'uovo in due volte nella nostra salsa Mornay, la prima volta solo per renderla un po' più cremosa e poi delicatamente senza smontarli. Una volta che abbiamo incorporato il bianco d'uovo, andremo a riempire i nostri stampini che precedentemente abbiamo imburrato e infarinato generosamente. Riempiti i nostri stampini, facciamo attenzione a sbattere leggermente il fondo per omogeneizzare le bolle, tra virgolette, presenti nel soufflé, così almeno una volta che in cottura può salire uniformemente. Prima di andare in cottura aggiungiamo una piccola pastiglia di formaggio che abbiamo grattugiato, ho passato nella sfogliatrice, di conseguenza un disco molto sottile, lo coppiamo, lo mettiamo al centro del soufflé. Facciamo caramellizzare leggermente la parte superiore alla salamandra. Quando vediamo che inizia a sviluppare un po' e inizia a soffriggere in superficie, come si vede adesso, lo leviamo dalla salamandra, quindi è già un po' caramellizzato, andremo in forno a 180 gradi, 3 minuti, modalità ventilata. Come vedete il soufflé monta molto rapidamente, in 3 minuti vedrete che è già sviluppato al massimo. Passati 3 minuti si toglie subito dal forno e si deve procedere subito alla degustazione. Se si aspetta 1-2 minuti prima di degustarlo sarà troppo cotto, perché comunque sia il soufflé rimane caldo e la cottura continua. L'ideale in un soufflé che sia dolce o che sia salato è che sia in superficie croccante con una piccola crosticina e poi all'interno, quando si apre così, un po' più cremoso, come vedete qua. Voilà. Questa è l'idea di un soufflé che abbia le parti esteriori più cotte ma il cuore fondente e cremoso.
Noi al Taiwan lo serviamo incidendolo e versandoci all'interno una salsa base di Conte. È già cremoso di suo e poi mettendoci la salsa all'interno il risultato è ancora più goloso. Chiudiamo così questo nuovo episodio sulle salse madri, che abbiamo già visto che non sono solo madri e oggi abbiamo scoperto non essere solo salse. Spero che questa mia lettura sulle salse madri vi abbia entusiasmato e vi abbia dato nuove ispirazioni. Ci vediamo presto per un nuovo episodio.